A giudicare dal caldo scoppiato d'improvviso, si può dire che finalmente l'estate sia arrivata. Speriamo solo che la Calabria si riempia di turisti e che vengano, come si dice in gergo, prese d'assalto le nostre località balneari, montane e collinari. È indubbio che al settore è fortemente collegata la nostra economia, debole, fragile e instabile, ma questo è un altro discorso. Oggi parliamo di mare e dell'organizzazione che pian piano si rimette in moto. Quello di oggi è il primo vero weekend di sole pieno e di voglia di divertimento. Siamo andati a verificare le aspettative dei gestori dei lidi, un viaggio che vogliamo intraprendere da oggi per raccontarvi l'offerta turistica calabrese. Ecco le prime testimonianze che abbiamo raccolto sul Tirreno cosentino. Allora, quest'anno purtroppo la stagione estiva è iniziata, diciamo, in ritardo, però sappiamo che arrivando agosto arriverà il clou, quindi la speranza sta non solo in agosto, perché ogni anno, diciamo, abbiamo le nostre risposte, ma soprattutto a settembre, che si prolunghi un po' di più l'estate per settembre e magari chissà anche ad ottobre, solo se e le infrastrutture ci aiutassero, come così come anche le amministrazioni locali, ecco. Questo tempo non ci ha aiutato tanto all'inizio della stagione, però diciamo siamo fiduciosi per il proseguo di questa stagione, che sicuramente sarà abbastanza ricca di turisti che potranno scoprire le nostre bellezze del nostro territorio.